Momenti di tensione in Colombia, nella Plaza de Toros, la Santa Maria di Bogotà, dove ci sono state violente proteste contro la corrida. Scontri sono verificati con gli agenti che hanno lanciato gas lacrimogeni contro migliaia di dimostranti scesi in strada per dire no al ritorno della corrida dopo 4 anni di sospensione. L'ultima c'era stata nel febbraio del 2012. Un tema politico. Io credo che... Si tratta chiaramente di una questione politica. Il sindaco precedente aveva preso una posizione chiara contro la corrida. L'attuale primo cittadino ha detto che non è d'accordo, ma chi vuole guardare deve essere libero di farlo. Deja in libertà a los que quieren asistir. Se per gli organizzatori della Festa Brava la corrida è un'attività storica che deve essere salvaguardata, per i dimostranti è solo un'esibizione di violenza. Cerchiamo di essere ragionevoli e umani. Questa non è arte, non è altro che violenza, non è altro che tortura. Non so, è tortura in serio. 1200 agenti sono stati schierati per garantire l'ordine pubblico nella zona dell'arena di Bogotà. Alcuni poliziotti sono rimasti feriti e diversi dimostranti sono stati arrestati.